che un'altra mostra Santa Rosa Messina a poca distanza da quella precedente, perché era necessario e da che punto siete partiti? Allora, dal punto di vista storico-critico c'erano delle ragioni molto palmari, pressanti per ritornare a presentare pubblicamente l'opera di Antonello da Messina. In quanto la mostra relativamente recente del 2006 alle Scuderie del Quirinale impostava il discorso dal nostro punto di vista in un senso piuttosto astratto, si trattava in realtà di una sfilata di capolavori di Antonello da Messina, molti per la verità, quella mostra ebbe un nutrito numero di prestiti, però c'era il problema di astrarre la vicenda di Antonello da Messina dal tessuto storico di riferimento, che invece nella mostra qui a Rovereto è messo molto, molto in luce, perché bisogna capire che Antonello da Messina ha un livello di qualità supremo, il figlio in un quadro del 1480, cioè un anno dopo che Antonello è morto, iscrive sotto una sua opera figlio di pittore non umano, che significa che Antonello aveva diciamo, non solo il rispetto e l'adorazione del figlio Jacobello, ma aveva già uno statuto grandioso in vita, e a un livello di qualità supremo e non umano per l'appunto si fa interprete di un incontro di civiltà all'interno del bacino del Mediterraneo di quel momento, cioè metà 400 parliamo, cioè la civiltà figurativa fiamminga recepita in un primo momento attraverso delle mediazioni di tipo provenzale borgognone, cioè una civiltà tutta dedita ad accarezzare la pelle del mondo attraverso una forma di microrealismo, di zoom sulle vicende particolari e sui fenomeni della realtà, e dall'altra parte il verbo sintetico, la regolarizzazione della forma e la volumetria fondata sulla prospettiva che gli veniva dalla civiltà centro-italiana, in particolare dalla lezione, che è una vera funzione, diciamo così, formale nell'Europa di quel momento, di Piero della Francesca. Ora, la mostra cerca di ridefinire questa presenza di Piero della Francesca all'interno del percorso di Antonello da Messina, al contrario e contro la tesi che sosteneva la mostra delle Scuderie di Quirinale, che espelleva completamente questa funzione pierfranceschiana all'interno dell'opera di Antonello da Messina, che risultava un pittore un po' diciamo appeso al caso e alla genialità delle circostanze individuali. Per cui diciamo che il momento discriminante dal punto di vista storico-critico di questa proposta è proprio questa rivalutazione di Piero della Francesca in Antonello da Messina da una parte, e poi altri due. Intanto la giovinezza di Antonello, cioè noi dobbiamo capire che Antonello è un pittore molto difficile da affrontare da un punto di vista storico, metodologico, interpretativo, perché una parte molto consistente delle sue opere è stata falcidiata e soprattutto in riferimento alla giovinezza, è stata falcidiata
in particolare da due eventi sismici gravissimi che colpirono la Sicilia alla fine del Settecento, uno, e nel 1908 l'altro. Molte opere di Antonello sono state, diciamo così, insomma, gravemente danneggiate o distrutte da questi eventi. E l'incuria umana lungo i secoli hanno determinato che noi abbiamo di Antonello da Messina, i 4/5 delle opere di Antonello da Messina si riferiscono al momento soprattutto veneziano e post-veneziano. Per cui il vero problema dal punto di vista storico-critico è quello di aver dovuto ridare un volto alla fase degli esordi e della giovinezza di Antonello. E c'è stato uno sforzo a suo modo titanico da parte della critica novecentesca, in particolare incentrata intorno all'insegnamento di quello che resta il più grande storico dell'arte italiana del Novecento, cioè Roberto Longhi, di ridare statuto e fisionomia a questa parte, diciamo così, danneggiata dell'iter di Antonello da Messina. Dunque ci sono in questa mostra, vedrete due opere soprattutto iniziali del percorso di Antonello da Messina che storicamente erano state restituite ad Antonello e che nella mostra appunto delle scuderie erano state espulse dal catalogo di Antonello per transitarle in modo del tutto improbabile dal nostro punto di vista verso la Spagna, in particolare verso la Valenza, verso la cultura pittorica valenzana. Una è la Santa Eulalia Forti, che è l'opera che apre il percorso di questa mostra, e un'altra è la Madonna Annunciata della Pinacoteca Civica di Como. E questa prima opera, la Santa Eulalia Forti, indica, diciamo, quella che è la folgorazione figurativa di Antonello agli inizi della sua carriera. Cioè, qui, con questa opera, che è l'unica che ci è rimasta di quel momento lì, noi possiamo dire che scatta la personalità artistica di Antonello da Messina, e scatta di fronte a un'esperienza che non possiamo immaginare che fosse stata sconvolgente per lui, cioè l'esperienza di questo grande dipinto murale che noi abbiamo a Palazzo Abadellis a Palermo e che allora era in Palazzo Sclafani, un grande dipinto murale con il Trionfo della Morte fatto da un grandissimo artista che resta anonimo, catalano, aggiornatosi sulla lezione del realismo Flandro Borgognone, è sceso a Napoli a fare questo capolavoro. Antonello si attacca, parte, diciamo così, da lì, si attacca in particolare a una figura di questo Trionfo della Morte palermitano e produce subito questa Santa Eulalia, che ha un riscontro preciso appunto in questo affresco, in questo, no, in realtà non si tratta di un affresco perché è un causto, è un dipinto murale che sta a Palermo. In questo PowerPoint qui potete vedere il preciso riscontro tra queste due opere. Purtroppo sarebbe stato opportuno portare in mostra questo dipinto murale, ma come potete pensare era del tutto impossibile. Questa è la fase pre-napoletana. Poi Antonello va a Napoli, entra nella bottega di Colantonio, il suo maestro, attestato da Pietro Summonte, che è la fonte principale relativa alla giovinezza di Antonello che abbiamo, che scrive nel 1524. Qui entra nella bottega di Colantonio, che è un artista che si è formato sulla cultura del realismo borgognone, possiamo dire provenzale borgognone, che aggiorna in senso appunto realistico la tradizione tardogotica. E a Napoli, verso 3-4 anni prima della metà del 400, per cui la vera formazione di Antonello avviene in questo contesto.
Però che succede? A Napoli succede che dentro questo alveo di cultura che noi possiamo considerare arretrata, tra virgolette, anche se è chiaro che la progressività in arte diciamo è del tutto relativa, la progressività diciamo del verbo formale, subito a Napoli si aggancia alla lezione di Piero della Francesca. Ecco, questa è una qualità, diciamo così, interpretativa della mostra che vorrei mettere in luce, perché si è sempre creduto che la presenza di Piero arrivasse in un momento del percorso di Antonello già avanzato. Invece noi, e in particolare il professor Bologna, che con questa mostra dà diciamo, un bilancio di quella che è la sua attività critica più che cinquantennale sull'argomento, si tende a considerare che Piero della Francesca cominci a incidere sull'opera di Antonello già da quando lui arriva a Napoli, per cui molto precocemente. Potete immaginare che questo comporta diciamo che la situazione napoletana del momento venga rivista interpretativamente nella sua globalità, cioè si considera che Napoli non era così in ritardo come una certa critica ha sempre considerato, ma si faceva interprete anche della funzione pierfranceschiana, oltre che di quella Flandro-Borgognona. E qui Antonello produce questa seconda opera della giovinezza, che nella circostanza del Quirinale era stata deviata dal nostro punto di vista verso la Spagna, verso Valenza, cioè l'annunciata della Pinacoteca di Como. Basta fare il confronto tra la Santa Eulalia iniziale e questa Vergine annunciata della Pinacoteca di Como per rendersi conto che è subentrata la prima, diciamo così, approssimazione verso la forma italiana, verso la regolarizzazione della forma. Se voi notate quell'opera lì, vi rendete conto che il velo della Madonna sembra quasi una traviazione, cioè è un concetto, diciamo, delle forme di tipo architettonico che non può che venire da un'approssimazione alla lezione di Piero della Francesca. Il terzo punto qualificante della mostra riguarda il finale del percorso di Antonello ed è diciamo, legato a Venezia, dove lui appunto arriva nel 1475, purtroppo l'opera canone del momento veneziano, la Pala di San Cassiano, non solo la possediamo in frammenti, tre frammenti al Kunsthistorisches di Vienna, ma non è stato possibile per motivi conservativi portarla in mostra, però è l'opera intorno a cui ruota la nuova accezione delle ricerche spaziali di Antonello a partire da Venezia e poi fino alla fine dei suoi giorni, cioè un concetto dello spazio molto più aperto, molto più illusivo, a base quadrangolare, che apre diciamo, il compasso verso un nuovo tipo di civiltà figurativa che sarà presa a testimone questa sua apertura da Donato Bramante nella Milano Sforzesca e diventerà diciamo, e sarà la premessa per il miglior classicismo antiaccademico del Cinquecento. Per cui Antonello, che parte da una situazione diciamo che si può considerare periferica da un punto di vista storico-artistico, anche se la Messina del tempo era una città molto aperta dal punto di vista economico, fondata sulla gens nova, sul ceto mercantile, eccetera, ma non c'era una corrispondenza dal punto di vista della cultura formale aderente.